27 febbraio, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. L'eternità del giudizio di Dio è verità già acquisita nell'Antico Testamento. Non solo l'eternità del giudizio, ma anche la duplice sorte, l'una per gli empi e l'altra per i giusti. Allora il giusto starà con grande fiducia di fronte a coloro che lo hanno perseguitato e a quelli che hanno disprezzato le sue sofferenze. Alla sua vista saranno presi da terribile spavento, stupiti per la sua sorprendente salvezza. Pentiti diranno tra loro, gemendo, con animo angosciato: questi è colui che noi una volta abbiamo deriso e, stolti, abbiamo preso a bersaglio del nostro scherno. Abbiamo considerato una pazzia la sua vita e la sua morte disonorevole. Come mai è stato annoverato tra i figli di Dio e la sua eredità è ora tra i santi? Abbiamo dunque abbandonato la via della verità, la luce della giustizia non ci ha illuminati e il sole non è sorto per noi. Ci siamo inoltrati per sentieri iniqui e rovinosi, abbiamo percorso deserti senza strade, ma non abbiamo conosciuto la via del Signore. Quale profitto ci ha dato la superbia? Quale vantaggio ci ha portato la ricchezza con la spavalderia? Tutto questo è passato come ombra e come notizia fugace, come una nave che solca un mare agitato, e una volta passata di essa non si trova più traccia né scia della sua carena sulle onde. Oppure come quando un uccello attraversa l'aria e non si trova alcun segno del suo volo. L'aria leggera, percossa dal battito delle ali, è divisa dalla forza dello slancio e attraversata dalle ali in movimento, ma dopo non si trova segno del suo passaggio. O come quando, scoccata una freccia verso il bersaglio, l'aria si divide e ritorna subito su se stessa e della freccia non si riconosce il tragitto. Così anche noi, appena nati, siamo già come scomparsi, non avendo da mostrare alcun segno di virtù, ci siamo consumati nella nostra malvagità. La speranza dell'empio è come pula portata dal vento, come schiuma leggera sospinta dalla tempesta, come fumo dal vento e dispersa, si dilegua come il ricordo dell'ospite di un solo giorno. I giusti, al contrario, vivono per sempre, la loro ricompensa è presso il Signore e di essi ha cura l'Altissimo. Per questo riceveranno una magnifica corona regale, un bel diadema dalle mani del Signore, perché li proteggerà con la destra, con il braccio farà loro da scudo. Egli prenderà per armatura il suo zelo e userà come arma il creato per punire i nemici. Indosserà la giustizia come corazza e si metterà come elmo un giudizio imparziale. Prenderà come scudo la santità invincibile. Affilerà la sua collera inesorabile come spada e l'universo combatterà con lui contro gli insensati. Partiranno ben dirette le saette dei lampi e dalle nubi, come da un arco ben teso balzeranno al bersaglio. Dalla sua fionda saranno scagliati chicchi di grandine pieni di furore. Si metterà in fermento contro di loro l'acqua del mare e i fiumi li travolgeranno senza pietà. Si scatenerà contro di loro un vento impetuoso e come un uragano li travolgerà. L'iniquità renderà deserta tutta la terra e la malvagità rovescerà i troni dei potenti. Sapienza 5, 1-23. Oggi il mondo cristiano è lacerato da una falsità che distrugge non solo tutto l'apparato religioso, ma anche tutte le strutture stesse della retta fede, chiesa, sacramenti, Vangelo. Oggi si insegna che tutti sono salvi, tutti in paradiso, tutti nella casa di Dio. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità io vi dico non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettata nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo,
anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Ognuno, infatti, sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Marco 9, 41, 50. Gesù è fermo, chiaro, deciso nel suo insegnamento. Per evitare il peccato di scandalo, suggerisce l'amputazione di una mano, di un piede ed anche la privazione di un occhio, anziché con tutti e due finire nella Geenna del fuoco. Se è preferibile vivere con un piede solo per tutta la vita, anziché con due nel fuoco eterno, significa che la pena dopo la morte esiste, è reale e potrebbe essere di condanna per sempre in una morte così atroce da trasformare in gioia tutte le menomazioni della vita presente. Purtroppo, oggi questa verità si è persa, si sta perdendo ed è lo sfacelo della nostra morale. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli Santi, insegnateci la verità evangelica.